Già, si continua a soffrire. Ben ritrovati, ho notato che il mio primo video su questo gioco è stato ricevuto abbastanza bene, quindi è giusto completare ciò che ho iniziato. Si continuano le notti speciali, ma prima ricordate che potete sempre lasciare like o anche iscrivervi se vi stanno piacendo questi video. E se siete confusi su alcune cose, forse perché non avete visto ancora la mia prima parte, iniziamo subito. Un bel riferimento al vecchissimo cartone e dobbiamo affrontare proprio Disembodied, Acephalus, Impurity e Mascot Photo Negative Mickey. Lo chiameremo Mascot per abbreviare. Quest'ultimo richiede di spegnere le luci. Una sfida molto carina e non troppo estenuante. Un bel modo per riabituarmi ai comandi, dopo tanto tempo. Inoltre ho scelto la canzone Abandoned. Perché no? Ok, sto iniziando a ritrovarmi bene con i tasti. Ok, non è vero. E questo è perché ho scelto una canzone più difficile. Giusto per... Cioè non è difficile però... Sai, gestire anche degli animatronici non è proprio... ottimale. Non penso di rifare più questa cosa con questa canzone. Perché poi più in avanti mi devo concentrare. A volte non clicca i tasti, non so perché. Fida, ora devo solo resistere. Credo. GG! Ho detto GG! Ok, grazie. Solo tre pellicoli in questa notte, di cui uno completamente nuovo e unico. Oltre a Photo Negative Mickey e Oswald, abbiamo anche Willy. A differenza degli altri, non richiede una particolare azione per scacciarlo, ma bisogna assicurarsi di non mancare le note nere che appaiono durante la canzone. Quindi sì, non puoi più trascurare le note. Mancare una nota causa l'apparizione della sua faccia sullo schermo, che si farà sempre più opaca per ogni nota mancata, fino ad ucciderti. La cosa divertente? Ho scelto Monochrome come canzone, che è abbastanza difficile, ma nonostante questo non ho mancato una singola nota e Willy non è mai apparso, quindi dovrete aspettare per lui. Le devo premere tutte! Cioè non ne posso mancare una. Giusto qualcuna, qualche nota è normale. Teoricamente posso spammare. Beh, vorrei evitare però, eh. Missato. Ah, però sto bene, non sono morto. Una nota è dedicata ai pericoli considerati di grandi dimensioni, quindi pericoli come Acephalus, Undying e Mascot. Ah, c'è anche Willy, giusto per... Ho scelto la canzone Liar, ma non ricordavo che le note arrivavano così velocemente qui. Ecco, quella è stata la prima volta che ho visto Willy, ma per il momento non era un grande problema, ma lo sarà in futuro. Quel topolino in colori negativi, quello bianco, alto, non è proprio arrivato più. Non è più tornato. Dov'è? Cioè non è più tornato. Non è più tornato, se n'è andato, basta, si è scocciato. Ah ok, scusa. Ora torna all'ultimo, va bene. GG! Oh mio Dio. Excuse me, what the actual f***? Se pensavate che Nightmare fosse difficile, date il caro benvenuto a True Nightmare. La comparsa di due nuovi pericoli ha creato un effetto a catena che ha reso tutti gli altri animatronici più difficili da gestire. Lasciate che vi spieghi meglio. Non so se l'ho già detto nel video precedente, ma Disembodied non può ucciderti.
ma ti impedisce di vedere le note finché non lo mandi via. Quindi prima non risultava troppo un problema e potevo anche lasciarla tranquillamente nell'ufficio per un po'. Ma adesso con l'introduzione di Willy, vedere le note è una necessità. E mancarne troppe renderà difficile vedere tutti gli altri animatronici. Fidatevi, ho anche accuratamente scelto quale sarebbe stata la canzone più facile, ovvero Blinded. Ma nonostante questo, niente. Ho anche avuto problemi di input dei tasti, perché a volte le note non venivano premute correttamente, boh. Dopo 30 interi minuti di impostazioni dei comandi per trovare quelli più comodi, ho riprovato. E ancora. E ancora. E ancora. 3 ore dopo ho deciso che c'era solo una strategia che poteva aiutarmi. Ho messo il botplay. Cosa potevo fare? Non riuscivo nemmeno ad arrivare a metà notte. Almeno così non ho problemi di input e non devo pensare a Willy. Ci ho messo un'altra ora, ma eventualmente ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Qualcosa non va? Questo è sicuro. Hourglass è tornato per unirsi agli altri in queste notti speciali. Beh, non ha molto senso dato che lui è un'amalgamazione degli altri. Oh beh. Se non vi ricordate come funziona Hourglass, in pratica assume diverse posizioni e in base ad esse va gestito diversamente. Questa notte era difficile, non così tanto però. Quindi ho messo la canzone Abandoned. Di nuovo lo so, ma mi piace. Sembrano tanti i pericoli, ma sono tutti a livello 10, quindi è fattibile. Ah, ho dimenticato di menzionare un nuovo pericolo. Mortimer. Richiede la telecamera, ma applica un filtro bianco e nero quando arriva. Onestamente è uno dei miei personaggi preferiti in questo gioco, dal design, dai versi e dal jumpscare. Resisti!
Ho 24 energia, ce la posso fare. Mio Dio. Get out. Via. Oh, che sudata. Oh, cosa devo fare con lui? Fermo? Ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio, potevo morire all'ultimo. Torna. Oh mio Dio. Devo dire altro? Non bastava Toon Nightmare, ovviamente. E se pensate che posso provare questa canzone senza botplay? Si può fare! Oh mio Dio, per un frame! Sì. Sì, io posso fare sta cosa. Posso fare sta cosa? Cioè, devo suonare questa canzone! Questa canzone devo suonare! Questa canzone è familiare? Avete ragione. Per quanto possa essere carina, questa notte sono costretto a suonarla. E in più si uniscono Mortimer e Hourglass. Quindi supponiamo che io usi il botplay. Perché è comunque difficile? Beh... Cioè, se io voglio dire... Aiuto, mi devo concentrare. Ok, no, non devo parlare. Dici tu questo com'è possibile? Non si può! Oh, e non è tutto qui. I pericoli sono così tanti che alcuni coprono altri, rendendo difficile vedere tutti i pericoli. Un grande esempio è Hourglass, poiché nella maggior parte delle sue posizioni può quasi completamente coprire altri pericoli, portando a questo. Inoltre, in qualsiasi frame in cui un pericolo arrivo viene cacciato, c'è un piccolo e rapido flash nel buio e insieme a tutti gli altri effetti visivi non si capisce niente. Quindi non mi blastate nei commenti se sto citando quindi il botplay, ok? Non mi interessa, ci ho provato e se già non sono riuscito nel True Nightmare, sicuramente non riesco in Ultimate Nightmare. Voglio vedere voi al posto mio. E anche col botplay ho speso 3 ore e non ero ancora arrivato a metà strada. Ho iniziato a supportare la mia strategia CLF. Guardate il video precedente se non la ricordate. Quando arriva un pericolo, non intervenire immediatamente. Tienili lì fermi per un secondo. Così non solo hai il tempo di ragionare, ma puoi scacciare più pericoli con meno impegno. Un buon modo per stabilizzare anche l'ordine in cui arrivano tutti. E lasciate che vi dica che dopo 5 ore e mezza in totale, l'ho battuta. Ed è stato intenso.
Mi stanno inceppando la fine. Oh mio Dio. Nei commenti non voglio sentire. Ho usato lo botplay. Voglio vedere voi. Non voglio sentire lamentele. Basta. Addio. Che soddisfazione. Direi che abbiamo finito qui. Non penso proprio che si possa rendere questa sfida più difficile. No. A parte gli scherzi, ho deciso di fare una piccola sfida che ho creato io per compensare il fatto che non ho proprio battuto legittimamente Ultimate Nightmare. Questa sfida l'ho chiamata Hive Mind proprio perché è Hourglass tecnicamente che controlla tutti, dato che è l'amalgamazione. Quindi ho messo Hourglass al 20 e tutti gli altri, compresi anche i personaggini che stavano in It's Christmas, quindi Mocky, Skeleton Mocky e Shadow Mocky, tutti al 7. E stavolta giocherò senza botplay alla canzone Ultimate Fazbear. Un bel modo per concludere questa breve serie su questo gioco. E con questo tentativo vincente vi auguro buona domenica. 3, 2, 1, go!
Oh, you suffer. Is not unknowable.